tutti, sono Mattia Vinzi, mi occupo del servizio volontario europeo per il Comune di Trieste, servizio comunicazione e in particolare lo Europe Direct, che è un ufficio che si trova proprio dietro Piazza Unità, diciamo. Che cos'è il servizio volontario europeo? Il volontariato europeo è un'opportunità per tutti i giovani dei 18 ai 30 anni per fare un'esperienza di lungo termine individuale all'estero. Cosa vuol dire a lungo termine? Ma diciamo sono progetti che durano tra i 6 e i 12 mesi, grosso modo, e si possono fare in tutta Europa principalmente, perché è appunto un programma finanziato dall'Unione Europea. Servizio quindi volontario europeo. Europeo, quindi abbiamo visto almeno i 27 paesi dell'Unione Europea. Volontariato, si parla di ambiti principali, diciamo, può essere sport, cultura o ambito sociale. Costi? Assolutamente nulla. Per i volontari, per i giovani, è tutto gratuito. L'Unione Europea fornisce viaggio, vitto, alloggio e una paghetta mensile che si aggira attorno ai 100-150 euro al mese, dipende dal paese. L'unico costo a carico del volontario è un 10% delle spese di viaggio. La mia esperienza personale è stata, diciamo, molto forte. Ho fatto 6 mesi di volontariato alle Azzorre, le isole del Portogallo. Diciamo che è stato sì, abbastanza tosto, molto tosto, direi. In questi 6 mesi mi sono occupato, ero impiegato presso una cooperativa di recupero tossicodipendenti. L'impegno variava tra le 30 e le 35 ore alla settimana, quindi a tempo pieno. Per me è stata una cosa totalmente nuova, non ero preparato, perché ad esempio per partire con il volontariato europeo non è richiesto nessun titolo di studio, nessuna competenza particolare. Però è stata un'esperienza formativa molto, molto importante. Con me c'erano altri volontari dalla Spagna, della Germania, del Belgio, quindi da diversi altri paesi, e si è subito creato un gruppo interessante, però sì, non è stato facile. Però questo nella mia esperienza, un po' quello che ho visto, è che comunque anche i progetti più complicati, anzi più complicati sono, più si ha l'opportunità di crescere. Una volta che ve la siete cavata in Finlandia, in Romania, in Bulgaria, saprete cavarvela ovunque, perché certo un progetto è gestito, finanziato, controllato dall'Unione Europea, però alla fine dei conti vi ritrovate da soli in un altro paese e dovete arrangiarvi. Cosa vuol dire arrangiarvi? Ma anche semplicemente andare a fare la spesa, prepararvi da mangiare, lavarsi i calzini anche, una biancheria, quindi fare un'esperienza di vita da soli. Vi racconto in fretta ancora alcuni esempi di progetti nei diversi settori. Quindi cosa si fa durante il volontariato europeo? C'è stata una ragazza che ha fatto un volontariato in Grecia e un progetto ambientale. Lei si occupava di lavorava all'interno di un campo per recupero lupi, ad esempio, e orsi. Quindi cosa ha imparato oltretutto? È stato forte perché doveva guidare la jeep in mezzo ai boschi, su per le montagne, in Grecia. Andavano a recuperare i peli attaccati sui tronchi o misurare le orme degli orsi, ad esempio. Un altro tipo di volontariato che mi viene in mente, una mia amica ha fatto il volontariato in Regno Unito e lavorava all'interno di una casa di riposo e faceva tantissime attività con quelle diverse persone, principalmente anziane, quelle sue vecchiette le chiamava, e niente, è stato interessante già interagire con diverse lingue, facendo presentazioni del proprio paese, della propria cucina. Quindi questo è un progetto ad esempio sociale, però può, ad esempio sempre nel sociale ci sono molti progetti con bambini, con disabili. Un altro tipo di progetto, ad esempio, mi viene in mente a Krško, vicino a Slovenia. Un nostro amico ha fatto un'esperienza di un anno in un'associazione che si occupava di video, di interviste, di montaggio, e hanno lavorato molto anche con scuole per bambini sulla multimedia, diciamo, no? Quindi anche qui video, musica, però ancora altri progetti culturali, ad esempio in film festival o teatro di strada,
nei circhi, ce n'è davvero per tutti.